Sono Gabri Costa, il famoso youtuber, e voi siete i miei cari amici followers. In questo gioco che è The Kangaroo, in questa terza parte, vi spiegherò altri nemici. Io ve li voglio descrivere. State a sentire. Passiamo al frangione. Un tempo rispettati maestri nell'arte del frangitsu, l'antica arte secondo cui la lotta va affrontata senza vista perché gli occhi sono coperti da una lunga frangia. Più è lunga la frangia, più alto è l'onore. L'anziana ha sempre sostenuto che lo scopo di ogni lottatore è quello di entrare in sintonia con la natura, di percepire e soprattutto vedere il mondo attorno a sé con ogni senso che non sia la vista. Ma ora è una teoria obsoleta. A chi interessa percepire ed entrare in sintonia con l'ambiente circostante quando ci sono dei bei ducati da guadagnare? Tanti ducati, ora come ora, quelli che un tempo erano maestri del frangitsu lavorano come istruttori di fitness. Bisogna pur campare in qualche modo, no? Maestro pecoraio, quelle povere pecore vanno compatite, giusto? O almeno questa è la reazione più comune quando si incontra uno di questi tizi per la prima volta. Ma compassione? Te la do io la compassione, risponderebbe il maestro pecoraio, colpendo in pieno volto il povero malcapitato. Come hanno fatto delle tenere pecorelle a diventare una temibile arma a servizio dei maestri di frangitsu? Si vocifera che stessero cercando nuove leve, e le pecore non sono poi così diverse dalle capre, pertanto hanno provato a insegnar loro ad arrampicarsi su ripidi pendii, proprio come le capre. Come si può facilmente dedurre, l'esperimento non è andato a buon fine, e alle reclute è stato assegnato un compito diverso. Piranha coltore. Le capre meno abili nel frangitsu sono state convertite in impiegati presso la SPA delle sorgenti termali dopo la metamorfosi delle montagne ghiacciate. Si sono dati all'allevamento e alla cura dei piranha, un lavoro tanto sciocco quanto il titolo stesso suggerisce. I piranha e la terapia viaggiano su binari completamente separati, visto che sono delle piccole mostruosità che fanno impazzire i loro allevatori facendo quello per cui i piranha sono famosi: mordere, addentare, azzannare. I piranha coltori hanno avuto la peggio dopo la metamorfosi della montagna, in quanto si sono visti obbligati a lavorare a stretto contatto con creature pericolose per natura, che hanno imparato persino a volare. Come gli mancano tutti quei salti e quelle scivolate sugli zoccoli. A proposito di zoccoli, qualcuno sa che fine hanno fatto? Piranha. I piranha sono normalissimi piranha, prendono a morsi qualsiasi cosa si muova. A sorpresa di molti, i loro lunghi affilati denti sono diventati uno strumento terapeutico sulle montagne ghiacciate. L'anziana ha scoperto che non sono utili soltanto per intimidire, ma soprattutto per la loro applicazione nel campo della terapia, ed è il motivo per cui ora sono impiegati anche negli idromassaggi e idrotrattamenti presso le sorgenti termali, uno strumento di cura speciale riservato a pazienti speciali. Bene. Anche questa terza parte finisce qui. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, vi saluto. Spero che vi stiano piacendo queste spiegazioni e queste descrizioni.